questa puntata vedremo praticamente la trafilatura da rotolo a barra di un processo produttivo innovativo che ha pensato MAB. Il MAB 70 praticamente viene prodotto su una linea combinata, si chiama linea combinata perché praticamente ha una serie di fasi tutte raggruppate, per cui dalla partenza del rotolo si arriva praticamente alla barra finita. La prima fase di una linea combinata è la preraddrizzatura. Il rotolo ha una forma, diciamo, arrotondata. La preraddrizzatura serve per poter dare un inizio di raddrizzatura alla punta del rotolo per entrare prima in saibatura, poi in trafila e via dicendo. La punta del rotolo inizia ed entra in saibatura. La saibatura serve ad asportare la calamina. La calamina che si viene creata praticamente nel processo di laminazione in acciaieria, quindi delle turbine che ruotano a velocità abbastanza elevate vanno a colpire e pulisce praticamente la superficie del materiale. Si arriva al punto, diciamo, più importante della fase di trafilatura, o meglio, cosa consiste? Consiste nell'avere una filiera o trafila all'interno della linea con una misura ben definita. Si arriva con un laminato di partenza diametro 40 e si esce praticamente con un diametro 38. Nel momento in cui il diametro 40 arriva vicino alla filiera, non può passare. Per cui tramite uno spintore dei carrelli vanno a prendere la punta del materiale e lì inizia la fase, il processo di trafilatura vera e propria. I carrelli lavorano in maniera simultanea, quindi un carrello prende, un carrello lascia, un carrello lascia, un carrello prende, per cui il filo praticamente non si ferma mai. Passata questa fase, sempre in automatico, si arriva nel punto di taglio della barra. Noi produciamo su questa linea barre lunghezza 6 metri, che poi verranno successivamente segate a metà. Per cui la cesoia, che segue l'andamento e la velocità della trafila, in automatico, si chiama cesoia volante, in automatico, una volta raggiunta la quota di taglio, segue il materiale e con un taglio olodinamico conferisce una lunghezza ben precisa alla barra. Solitamente è 6040 di lunghezza. Qui avviene il processo di rullatura raddrizzatura. In questa fase, con dei rulli, praticamente uno concavo, uno convesso, il materiale viene obbligato a passare in questa rullatrice con delle pressioni abbastanza importanti, riusciamo a dare una dimensione centesimale. Dopo la fase di rullatura arriviamo alla bisellatura, andiamo a bisellare le barre da 6 metri, quindi la barra da 6 metri viene bisellata a ambo i lati, la bisellatura è uno smusso alle due estremità. Le due estremità vengono smussate a 30 gradi con profondità 5-8 mm. In questa fase abbiamo la barra lunga 6 metri, le due bisellature da 30 gradi con queste profondità, con una rettilinità inferiore a 0,5 mm al metro perché è stata segnata dalla rullatrice. Dopo la fase di bisellatura delle barre a 6 metri si passa al successivo controllo di integrità superficiale. Qui entra in gioco il marchio registrato MAP70, pensato e realizzato da noi internamente. Questo processo permette di tagliare una barra da 6 metri, tagliandola a metà si ottengono barre lunghezza commerciale da 3 metri. Ora queste barre da 3 metri hanno una coda non controllata per 5 cm, ma la punta sì, essendo passata la barra nei controlli a correnti indotte, il centro della barra è controllato. Dopo i controlli, il taglio e la bisellatura, vengono creati fasci da 1000 kg. Il fascio, una volta pronto, viene passato alla fase di reggiatura, pesatura, stoccaggio in magazzino, pronto per essere venduto dal cliente.